Numero uno, il grande favorito di questo torneo ancora una volta, Roger Federer. Gioca contro Ye Wuzhuo Wang, cinese di Taipei. Ha avuto una buona carriera a livello juniores. Partita ovviamente tutta da parte di Federer. Federer che ha detto di conoscere Wang, di aver palleggiato una volta con lui, di essersi allenato con lui, di sapere più o meno che cosa aspettarsi. Wang ha 21 anni, 109 della classifica mondiale, non ha mai vinto un titolo in carriera. Quest'anno 8 vittorie, 12 sconfitte. Wang al debutto all'Open degli Stati Uniti. Nel 2002, nel 2004 e nel 2005 ha provato a passare attraverso le qualificazioni, ma ha fallito in tutte e tre le occasioni. Quest'anno è entrato direttamente in tabellone. Miglior risultato negli Slam, un secondo turno all'Australian Open e a Wimbledon quest'anno. Miglior risultato in assoluto sul circuito, un ottavo di finale al Queens, perso da Tursunov in 3-7. Ha giocato qualche buon challenger quest'anno, una semifinale a Ho Chi Minh, a Recanati a luglio e un finale indoor a Wolfsburg in Germania. È stato finalista di questo torneo a livello juniores nel 2001, intanto Federer gli strappa subito il servizio, perse in quell'occasione da Gilles Müller 7-6-6-2. Una carriera promettente, insomma. No, cosa ridi? Stavo parlando sul serio, Antonio. Ha 21 anni, ha fatto un buon giocatore juniores, è 100 al mondo a 21 anni, insomma ha 10 anni di carriera davanti, poi per un giocatore di Taipei. Pensavo lo prendessi in giro. No, no, sto dicendo seriamente, insomma, quanti italiani noi che hanno 21 anni sono 100 al mondo, cioè, abbiamo? Cioè, guarda che è in tempo con una dignitosissima carriera, non è vero, che... è vero. Perché il tuo tono mi... ti aveva confuso il mio tono. Sì. A parte che poi l'età non sempre vuol dire, insomma, Michael Stick ha incominciato a giocare ad altissimi livelli a 24-25 anni, quindi insomma non è detto, ci possono essere anche esplosioni ritardate, anche se diciamo non sono la norma. Cedric Piolin, un altro che ha cominciato a giocare bene in età avanzata. Ha vinto la Shonessy contro la nostra Vince, quindi sconfitta l'Azzurra 6-3-6-4. La Shonessy sarà l'avversario della Moresmo al secondo turno. Federer mi dà l'impressione quando si muove che non tocca, non tocca che terra, non tocca terra, che cioè, non so se ha delle molle, vola, aleggia nel campo. È di una, non so, perfettamente coordinato. Si ha la sensazione proprio della facilità. 40-15. Federer che ha perso il primo turno, ricordiamolo, il torneo di Cincinnati contro Andy Murray, due giorni dopo aver vinto il torneo di Toronto. Lui non aveva molta voglia di andare lì a giocare, alla fine. Nel solito problema dei Master Series, esatto. Back to back, cioè uno dietro l'altro, insomma. E, però non gli succedeva da più di due anni di perdere così presto in un torneo. Dalle Olimpiadi, quando ha perso il secondo turno nel 2004 da Berdy. E se non avesse dovuto giocare un giorno dopo aver giocato sei partite consecutive, non avrebbe perso ugualmente. 2-0. Gocce di sudore non ne ha. E se neanche ne avesse. Era più artistico col ciuffo dell'anno scorso, però, si è tagliato anche che aleggiava un po' mentre colpiva. Ha tagliato un po' i capelli, sì. Accorciati parecchio. Però l'abbiamo visto con una catena al collo durante l'intervista nella stanza, non da lui. Non da lui. Molto New York style, esatto. Come dicevi tu. Cioè, lo vedevo bene scendere dal peninsula, entrare in una limo, no? Con quella catenona. E Mirka vestita come? Pelle sicuramente. E andare tutto allo studio 54. La Bandiani e Berrer, due pari, ma ci sono due palle per prendere la Bandiani.
30. Attacco in controtempo, questa volta è partito un po' troppo da lontano. Però buon passante, sì. Non è facile passare da quella posizione, soprattutto su una palla così bassa e tagliata. Tennis cinese che ha fatto dei grossi passi in avanti negli ultimi anni, soprattutto in campo femminile. In vista delle Olimpiadi di Shanghai? Di Pechino. Pechino. Nel 2008. Abbiamo detto tante volte, sicuramente nel settore femminile è un po' più facile emergere, diciamo entrare fra le prime 50 del mondo, per, anche per giocatrici che arrivano da paesi con poca tradizione. Ci sono aspetti fisici che hanno una, per esempio atlete ben preparate fisicamente di solito fanno subito dei passi in avanti più rapidi, il livello medio è meno alto rispetto al settore maschile. Il campo maschile non c'è ancora la stessa profondità del tennis cinese, Wang al momento è l'unico rappresentante di discreto livello, insomma, a livello internazionale, però è vero che il lavoro che hanno iniziato a fare le autorità cinesi anche sul tennis, con un bacino d'utenza potenziale di più di 1 miliardo di persone, può portare a grandi risultati nell'arco di 5-10 anni probabilmente. Adesso magari ci sono dei ragazzini di 12-13 anni che stanno cominciando a giocare. Sicuramente a lungo termine, però esatto. Insomma, la materia prima, in teoria il numero della materia prima è elevato. Una volta poi... che hanno sdoganato il tennis, che non ha più quell'immagine, non è più uno sport. Sì, creare le infrastrutture, insomma, non è una cosa che fai in 2 anni. Anche però se... hanno iniziato il processo. C'è anche il problema socio-economico, insomma il tennis come abbiamo parlato ieri è uno sport che ancora rimane privilegiato, insomma costa meno portare un figlio alla scuola calcio, alla scuola basket o altri sport di squadra, insomma soprattutto se vuoi fare a un figlio un passo verso il professionismo, che comporta viaggi, viaggiare con qualcuno, insomma. Qui bisogna considerare da questo punto di vista che, proprio, che siamo in un regime che dopo dove tutto, c'è un controllo più o meno completo su tutto quanto, compreso i premi, e quindi c'è un finanziamento molto forte da parte delle autorità e della federazione di conseguenza. Trovo Federer. Di nuovo insieme con le immagini in diretta. 2-1 quindi primo set per Federer con un break di vantaggio per fare un giro di campi. Ha vinto Hewitt 7-5, 6-4, 6-3 contro Montagnese, quindi inizia la sua avventura anche Leighton Hewitt. Hewitt che è testa di serie numero 15 del tabellone. Hewitt che affronterà al secondo turno i vincenti di Kim Ernich, che stanno giocando. Situazione 2-7-1 Ernich e 5-4 nel quarto, ma non serve lui. Poi Monfils 5-4, ma serve Russell nel terzo set. Santoro 3-2 nel terzo contro Verdasco. Un set pari Mirny che ha vinto il secondo 6-4 contro Moody. Grosjean una palla per andare al tie break del quarto set contro Johansson. Nalbandian 4-2 30-0 su Berra al quinto. Ha iniziato la Pucek 1-0 sulla Fedek. 6-2 Fliegen 2-1 Kubot nel secondo. Voskoboyeva 5 pari con la Virnerova e Bammer 5 pari con la Deschi. Quindi facciamo anche un breve riassunto di quanto è successo fino a questo momento, per chi fosse arrivato soltanto ora in caso, avesse acceso soltanto ora e quindi non sapesse cosa è successo in campo maschile e in campo femminile. Cominciamo dal settore femminile, hanno vinto Moresmo sulla Barros, la Shonesi sulla Vinci, la Sant'Angelo sulla Raymond, la Nakamura sulla Zink, la Ivanovic sulla Dushevina, la Gaidosova sulla Glatch, la Kutuzova sulla Martinez, la Danilidou sulla Perry, la Zarenka sulla Mischina, testa di serie numero 11, la più alta testa di serie ad uscire per il momento in campo femminile, la Bondarenko sulla Rolli e la Shakvetadze sulla Suka. In campo maschile, vittorie di Berdych su Pashansky, di Mayer su Kubek, di Safin su Vic, di Sweeting
su Coria per ritiro, di Rocus su Patience, Olivier Rocus, di Gonzalez su Banek e di Hayek su Dlui. Ha vinto anche Hewitt, abbiamo detto, contro Montagnès. Horn ha battuto Garcia Lopez e Rafa Nadal ha battuto Philippoussis con un triplo 6-4. Questo è il quadro dei risultati fino a questo momento. Doppio fallo. Tie break fra Johansson e Grosjean. È stato bravo Wang, attento, non si è fatto sorprendere. Simone chiede se sia vero che la Mischina vuole ritirarsi alla fine dell'anno. Non ho letto nulla in merito, non lo so. È giovane ancora. Sì, è una che ogni tanto parla, straparla un po', nel senso che dice... Poi non so, magari si è stufata... di vederci, basta, non vuoi più. A noi non ci vede sicuramente. La Bagnan serve per il match. Bello, bella accelerazione di diritto. Fatto un ragazzo Wang che sembra ancora avere grandi margini sul piano fisico, insomma ancora mi sembra abbastanza esile, no? Leggero, può crescere. Quarantatré. Con il rovescio lungo lì. 40 parti. Uno schiaffetto alla velocità giusta nel punto giusto con il tempo giusto. Vantaggio Wang. Federer, che per chi non lo sapesse, quest'anno ha vinto l'Australian Open, ha vinto Wimbledon, ha giocato la finale a Roland Garros. Ha rischiato, ha fatto il Grande Slam. Non ha fatto il Grande Slam. No, non ricominciamo. Ha vinto 4 tornei dello Slam consecutivi. Giusto, fra l'anno scorso e quest'anno. Perché aveva vinto anche Wimbledon e gli US Open l'anno prima. Ha rischiato di essere in corsa oggi per fare il Grande Slam. 3-2 intanto in suo favore. Andiamo rapidamente sul campo numero 11 perché Nalbandian sta servendo per il match contro Ber. 5-2 al quinto, ha avuto due match point, era 40-15, adesso è 40 pari, quindi due match point annullati da Ber. Eccoci, sbaglia questo rovescio Ber ed è il terzo match point per la Nalba.
In carriera Nalbandian tre volte era riuscito a recuperare 2-7-0 di ritardo. Sta per farlo per la quarta. Ecco qua, completata l'opera, 4-6, 6-7, 6-3, 7-5, 6-2 e Nalbandian è al secondo turno dove affronterà Marat Safin davvero in un match da non mancare, un match che vale la sessione notturna, questo vale il match di cartello della giornata. Decisamente. E comunque vale il campo centrale, insomma. Perché... probabilmente il match più bello del secondo turno in campo maschile. Ah, per quello che sta uscendo per il momento, sì. Beh, potrebbe esserci anche un Federer Henma. Sì. Beh, anche un Agassi Baghdati. Sì, però questi qua sono match che si giocheranno dopo domani, Agassi Baghdati se domani. Torniamo da Federer e da Wang. 30-0. In mezzo alle gambe, però controlla Federer. Intanto dobbiamo correggerci e ci ha già corretto Mark da Roma, ha ragione. Federer non ha fatto il grande slam sporco, diciamo così, perché ha giocato quattro finali di fila, ma ovviamente ha perso l'ultima Roland Garros contro Nadal, l'ultima finale, quindi non ha vinto i quattro titoli consecutivi. Ha vinto Ernic anche contro Kim, 6-1, 6-4, 3-6, 7-5. Ernic che sarà l'avversario di Leighton Hewitt al secondo turno. Iniziato anche Cagliari e Moia. 5 pari invece Monfils e Russell. Buono. Oh, questo è uno smash di rovescio, però con delicatezza, con stile. Non è uno smash violento, senza esagerare. Guarda che bellezza, altezza della spalla, tutto braccio, senza scomporsi, vedi, il corpo è sempre ben, sempre in controllo, sempre in equilibrio. Solo il braccio che si è muove. Molto chic. Questa è lunga. Somiglia al rovescio di Kent Carlson, te lo ricordi? Molto sciolto.
Kent Cars, l'uomo con più tic nella storia del tennis. Contrattissimo, però grande campione. Stato i primi 10 del mondo. Si salva Wang, onora la palla break. Vantaggio qua. Il passante. Pari. Ha vinto il terzo set Santoro contro Verdasco, quindi 2-7-1 per lo spagnolo. Nani è 5-4 sulla Razzano. Monfils 6-5 su Russell. Moody 3-1 al terzo contro Mirny. Quinto set tra Thomas Johansson e Grosjean. Thomas Johansson ha vinto il tie-break del quarto. Ha iniziato adesso Staraccia con Okun. 1-0 per l'Azzurro. Fliegen e Kubot un set pari, Kubot ha vinto il secondo 6-2. Birnerova 7-6 sulla Voskovojeva, il primo 7-5 la decisi sulla Bammer il primo. Parità. Che rovescio di Wang, però in controbalzo tutto braccio, occhi chiusi. Eh sì, bello rovescio inside out, pizzicato a uscire, rovescio lungolina a uscire, ritengo ancora sia uno dei colpi più difficili. Ace. Annullata la palla break, 4-3, rimane agganciato Wang, ma Federer ha un turno di battuta di vantaggio. Facciamo qualche istante di pausa. Di nuovo insieme con le immagini in diretta da New York,
Roger Federer conduce 4 giochi a 3 servizio nel primo set contro Wang. Monfils 2-7-1 avanti, ha vinto il terzo 7-5 dopo essere stato avanti 4-1 e essere stato ripreso. Verdasco 2-0-4 con Santoro. Johansson e Grosjean 1 pari. Questo è quanto più o meno, questi sono i match principali al momento in corso. E 30-15. Scusa Antonio, però me l'aspettavo un'email di... Sì, qualcuno ha detto, Marco ha detto che ha giocato seguendo il nostro consiglio su un Albagnan sotto 2-7-0 e ha vinto, è contento. Oh, visto che non ci azzecchiamo quasi mai nei pronostici, una volta che facciamo una bella cosa... Dici, incensiamoci un po'. 5-3 intanto Federer. Racchetta nuova per Federer, perlomeno nuova in cordatura. Ieri ti ricordo, hai detto sì, durante l'intervista, che preferisce cambiarla quando deve rispondere, non quando serve. È un concetto abbastanza, diciamo, c'è una logica dietro, che normalmente quando cambi la racchetta con la nuova incordatura hai, è leggermente differente da quello che hai usato, perché avendoci giocato un po' si rallenta, insomma, poi può essere anche tirata leggermente con una piccola differenza, quindi dice, se proprio devo, mi deve capitare di sbagliare uno o due colpi perché la tensione non è perfetta, preferisco farlo nel game di risposta che in quello di servizio rischiare il break. Il concetto è quello, anche se andiamo nel mondo dei dettagli proprio. Però insomma, sono cose che i grandi campioni, ovviamente quando sei a quei livelli lì, anche i piccoli dettagli fanno la differenza. Ricordi Lendl, non solo ogni cambio di palle cambiava l'inquadratura, ma prendeva una racchetta nuova. Cioè. Grande accelerazione con il diritto. Tra l'altro Federer ha agganciato proprio fra gli altri Lendl, oltre a Connors, a quota 8 titoli dello Slam vinti in carriera. E ha appena compiuto 25 anni. La grande domanda è, riuscirà a passare il record di Sampras? Ne servono altri 7. Se continua così ci mette 2 anni. Sì, o 3 al massimo. Però molto difficile ovviamente. Ha le qualità per farlo, se mentalmente riesce a tenere questo equilibrio. Questo equilibrio può andare avanti veramente. Ace, Yuan. Comunque è una cosa veramente sorprendente. Io quando si ritirò Sampras,
una carriera che aveva mi ricordo che dentro di me pensai sarà difficile che con la competizione a livello che c'è ora nel tennis moderno qualcuno riesca a vincere altri 14 slam. Il concetto era questo record di Marran per molto molto tempo, smentito immediatamente due anni dopo dall'arrivo sul circuito di Roger Federer. Cioè, se pensi anche che solo giocatori come Agassi, McEnroe, Connors sono lì 7-8. Sono lì 7-8. E sono dei mostri sacchi. No? Parità. Vantaggio di Federer è che di finali ne ha perse veramente poche. Se poi vai a contare le finali di Sampras, ne ha perse. Sampras ha perso la finale del meno 4. Guarda, ha perso una con Hewitt e una con Safin qui. Ha perso una finale in Australia. Con Agassi in Australia nel 95. 3-4. Che sono poche rispetto ai 14 che vince. Infatti Lendl ha un record negativo, perché lui ha giocato 18 finali o 19 finali dello Slam, ne ha vinte 8. Cioè, ha perso tante finali. Però anche fare 18 finali dello Slam è un record che purtroppo non rimane nel tempo e negli annali, perché gli Slam sono un po' come le Olimpiadi, insomma conta quello che vince. La finalista ce lo ricorda poco. Alle Olimpiadi però anche secondo e terzo prendono una medaglia, prendono la medaglia olimpica vale. Sì, ma tu ti ricordi chi ha vinto la medaglia d'argento ai 100 metri nelle Olimpiadi di Barcellona? Sì, malato, sì, vabbè, ci fermiamo. No, non ci fermiamo, rimaniamo qui. Tanto è 5-4. Sì, però vero il concetto è. Allora, the winner takes it all. Abbiamo una novità da comunicarvi, magari chi di voi segue il nostro sito internet eurosport.com/t già la conosce. C'è una grande novità, perché da quest'anno è possibile seguire l'Open degli Stati Uniti in diretta anche attraverso internet. Se andate sulla home page eurosport.com/t trovate la sezione dedicata all'Open degli Stati Uniti, ci cliccate sopra, fate il vostro account, vi iscrivete e poi potete scegliere fra 5 campi, potete andare dove volete e cambiare da un campo all'altro quando e come volete. Davvero è una grande novità, è una strada che sicuramente in futuro le grandi network televisivi percorreranno, perché avere internet vuol dire avere anche la possibilità di proporre un'offerta maggiore. Su un canale televisivo si può far vedere una cosa alla volta, su un sito internet si possono inserire 4-5 feed, come vengono chiamati in gergo, cioè segnali diversi, e dare la possibilità a chi segue di scegliere che cosa vuole vedere. Quindi eurosport.com/it. Una gran bella cosa è. Potrebbe risolvere il problema delle tante lamentele a volte che non copriamo tutti i campi, gli italiani stanno giocando in un altro campo, quindi voglio in ogni vedere caso quello, potreste vederlo su internet senza il nostro commento, quindi la cosa diventerebbe insensata però o più piacevole, dipende. Infatti nel frattempo Verdasco 3-1 il quarto, Grosjean 3-1 il quinto e servizio, Starace 2-1 senza break, primo set. E Federer serve per chiudere il primo parziale. Mi ha fatto una risposta, ha giocato anche una risposta. Una fotografia. Viene chiamata in gergo the picture return. Cioè quando la risposta è talmente forte che il battitore non ha neanche il tempo di muoversi, di reagire. Ti fai una foto. Esatto. Stecca. Federer. 15-30. Pari. Oh.
E set point. La Razzano ha vinto il primo set sulla Ani 7-5. No, ci ha provato. Accanto al paletto ma non gli è riuscito, è rimasta fuori questa palla. Qua si rivede bene, guardate, passa accanto al paletto della rete. Si può fare, fra l'altro l'unico momento, l'unica situazione nella quale la pallina possa viaggiare sotto il livello del nastro. Secondo set point. E chiude 6-4, primo set di Federer. Facciamo qualche istante di pausa, torniamo fra poco, andremo a vedere anche Grosjean e Johansson, con Grosjean avanti 4-1 nel quinto set. Di nuovo insieme con le immagini in diretta, diretta chiocciolorosport.com, il nostro indirizzo email, qualcuno ha chiesto di ricordarlo. Allora, Federer avanti di un set, 6-4 contro Wang, che inizia a servire nel secondo. Verdasco serve per chiudere il match invece contro Santoro, 5-1 del quarto set. Ha iniziato anche Udesnik e Sloiter, 4-2 per Sloiter. 2-0 Tursunov su Kunitsin. 3 pari Cagliere e Moya. 1 pari al quarto Monfils e Russell. La Hingis è sotto 1-0 con la Peng, primo set, hanno appena iniziato. 4-1 Jamia Jackson sulla Pironkova, 5-4 la Fucek sulla Fedak, 2 pari sempre Staracio con inizio di partita molto laborioso. Kubot e Vlig in un set pari, 2 pari nel terzo. 7-6-2-1 la Birnerova sulla Voskoboyeva, 7-5-2-1 la Dashi sulla Banner. In controbalzo spalla alla rete. Di polso. Il tutto con un'assoluta calma. Grande decontrazione. Sempre composto. Anche Wang dice, vabbè. Mi adeguo. Diceva l'altro giorno, non l'altro giorno, un po' di settimane fa, Berdic, che ha battuto Nadal al torneo di Toronto. Ecco, dopo ti faccio un... Noti che Berdy, che ha battuto Federer e Nadal, è uno di quei pochi che riesce a battere quei due lì, E ha detto una cosa interessante. E alla fine della partita gli hanno chiesto se lui si aspettasse di battere Nadal. E lui ha detto, ma io sì, pensavo di poterlo battere, ma quello che dice, quello che mi accorgo essere vero, parlando anche con altri giocatori, è che mediamente un giocatore contro di loro entra in campo avendo perso almeno un set in partenza, cioè mentalmente pochi credono di poter fare partita pari. È vero che poi vincono sempre loro, sono i più forti, sono due spanne sopra tutti, però se noi andiamo in campo anche già pensando di non poterli battere, è finita. Sì, c'è una parte di verità, però se Davidenko va in campo con Nadal sulla terra si gioca 15 volte e non ci vince. E il Davidenko è il numero 7 al mondo. Dici, ci vuole anche un po', cioè, di obiettività. No, questo per dire che Berdic ha i numeri, cioè lui non se ne rende ancora conto, ma è a livello tecnico di questi giocatori. È lui che, se riuscisse a trovare la costanza e la continuità degli altri, sarebbe molto più in alto. Insomma. Lui dice, ma se ci crediamo possono farlo tutti. No, un attimo. Puoi farlo tu. Ha vinto Verdasco contro Santoro, 6-4-6-1, 3-6-6-1. Verdasco giocherà contro Alves al secondo turno. Comunque è vero ed è anche normale che, insomma, il numero uno, insomma, il giocatore che vince tanto, parte in vantaggio. Sì, insomma, sì. Molte partite Lendl le vinceva solo perché spaventava gli avversari, a guardarli in faccia, solamente a guardarli nel,
Ma nel sorteggio era vero anche per Sampras, è vero per Federer, è vero per Nadal sulla terra battuta soprattutto. Gran punto qui, Però insomma, per vincere devi sempre essere, tenere un livello alto, perché poi c'è anche la componente che quando giocano contro questi giocatori qui sono tutti senza pressione, sono liberi e tranquilli e generalmente tendono a esprimere un ottimo tennis. Allora non c'è nulla di regalato nel tennis. Fabio ha una domanda per te, Andrea. Dice: ora che tu non giochi più sul circuito, se dovessi giocare domani contro uno come Wang, quindi contro il numero 100 del mondo più o meno, come andrebbe a finire? Faresti dei game? Ti giocheresti la partita? Il problema non è contro Wang, il problema è con uno come Costanza. Io sono 3 anni che non gioco, Costanza è allenatissimo, rischio da lui. Wang è 100 al mondo, non vedo la palla. Se non ci si allena giornalmente in maniera continua, si perde tutto in un attimo. Poi il problema maggiore è il fisico e gli spostamenti, sì, perché poi il tennis e i colpi si ritrovano abbastanza velocemente. Parità. Russell 2-1 in servizio nel quarto contro Monfils. Andiamo a parlare del 2-0. E Okuna ha fatto il break a Starace, 3-2 in servizio. Doppio fallo di Fede. Ha lanciato la palla bassa. La prima di servizio, sale 2-0 Federer. Va 15-0. Adesso scappa un po'. 15 pari. Moody 2-7-1 su Mirny, ha vinto il terzo 6-4. Trenta 15.
Questo è lungo. Wang che cerca anche di magari andare vicino ai propri limiti, di spingere molto, di prendere anche parecchi rischi e di conseguenza sbaglia anche parecchio. Anche questo se ne va nuovamente e palla break. Però cioè, non è che ha altre soluzioni, Subire il gioco di Federer non ha senso, è giusto che provi a fare qualcosa. Di poco, eh. Ah, cioè, oh, Federer però non è d'accordo. Fare un check. Ha chiesto di verificare. Se lo gioca così. Vediamo. Fuori. La palla è fuori. Quindi Federer ha ancora a disposizione una sola verifica. Se sbaglia ancora. Se può ancora chiedere una volta di verificare, nel caso in cui la verifica sia corretta, cioè gli dia ragione, allora poi ce l'avrà sempre a disposizione. È giusto il concetto, però no. Sulla terra battuta tu puoi chiedere quante volte vuoi al giudice di sedia di scendere la sedia, a controllare un segno. Quindi chiederlo, ma l'arbitro può verificare. Quante volte succede? Ma se quante volte succede, perché poi i giocatori dosano, ma se tu ogni 3x2 chiedi all'arbitro di scendere, dopo un po' dice senti, questa l'ho vista da qui, non scende. Se chiedi le cose sì, assurde, cioè, generalmente scende anche quando l'arbitro stesso è incerto. Appunto, che su una palla così l'arbitro non ha dubito che abbia certezza. Cioè, non ce l'ha la certezza, no, però non può neanche ogni 2x2. Cioè, sì, ma secondo me, ecco, vabbè, se dessero libertà ai giocatori di chiedere, tra virgolette, quando vogliono la verifica, non avremmo casi superiori al numero di quelli che abbiamo sulla terra battuta. Credo che sarebbe la stessa cosa. Vedremo 7, 8, 10 a partita. Però sei d'accordo che avresti più di 2 richieste a 7 di media? Sì, sì, probabilmente sì. Cioè ogni... Sì, però visti i tempi, visto che è rapidissimo, sì, una cosa in 3 secondi non cambia niente. Che bellezza! Che gran punto di Wang. Okun intanto ha fatto un altro break a stare a 5-2 ai servizi. Grosjean 5-2 ai 2 punti da match con Thomas Johans. Sì, in fondo è vero che non toglierebbe neanche tempo all'esecuzione del gioco, insomma. Forse è un costo. No, non c'è un costo per chiamata. Non c'è un costo per chiamata. Buon attacco in controtempo, ma sbaglia l'esecuzione della volée. Aveva anche sbagliato la direzione, perché Federer è rimasto immobile nel suo angolo. Palla break. Giocata male di Federer. Lentezza qui in uscita dal servizio per Wang. Altra palla break. 3 match point per Grosjean. Okun ha vinto il primo set 6-2 con Starace. Starace che reduce da un periodo difficile, sul piano fisico, è stato fermo un po' di tempo.
il rovescio di Federer, questa volta il break arriva 3-0. Vola anche nel secondo set il numero 1 del mondo. Noi facciamo qualche istante di pausa, torniamo fra un attimo. Ha vinto Grosjean 6-3, 6-4, 5-7, 6-7, 6-2 contro Thomas Johansson. Grosjean che al secondo turno affronterà Benjamin Becker, uscito dalle qualificazioni dopo ha battuto il nostro Fognini, e Becker che poi al primo turno ha battuto Filippo Volandi, quindi non un buon cliente per gli italiani quest'anno. Grosjean testa di serie numero 30, che poi al terzo turno dovrebbe trovare il vincente fra Bagdatis e Agassi, se appunto batterà Becker. Iniziali pesanti quelli di Benjamin Becker, BB, Boris Becker e Brigitte Bardot. Antonio adesso. Sei 2 la Jackson sulla Pironkova, 7-5 Fedak, 1-0 Pucek. Kubot 5-3 al terzo contro Vlignus e pari, 7-6 5-2 la Biernerova sulla Voskoboeva, 7-5 3-2 la Deschi sulla Bammer. Mirdi 1-0 al quarto con Moody, ma sotto 2-7-1. Sloiter 6-4 primo set con Desnik, che è 1-0 nel secondo. Tursunov 5-2 su Kunitsin, 7-5-3-1 la Razzano sulla Ani, 5-4 Moya su Cagliari senza break e 4-3 il servizio Russell su Monfils nel quarto set. Peng 3-2 sulla Hingis senza break. Tira il corpo Federer. Quaranta 4-0. Chip and charge di Federer costringe Wang a sbagliare il passante. Non è una tattica che usa spesso questa Federer, no. Soprattutto nelle partite importanti, insomma. Federer che quando ha avversari comodi si diverte, fa virgolette un po', anche prova cose diverse, fa cose che invece non utilizza quando gli avversari sono più importanti, quando le partite contano di più. Infatti io continuo ad avere la sensazione, poi ovviamente uno dice ma cosa stai dicendo, Federer ha vinto 8 slam, continua a vincere, però continuo ad avere la sensazione che Federer sia un po' troppo passivo nel suo approccio, anche nei grandi match. Esemplare, vabbè, la finale contro Nadal a Roland Garros, dove ha cercato di tenere il ritmo da fondo campo di Nadal. Ma anche a Monte Carlo. Anche a Monte Carlo, a Roma meno, a Roma era stato più aggressivo, per cui io mi aspetterei, soprattutto sulle superfici rapide, ma anche a Wimbledon stesso, non era un Federer che faceva con continuità servizio voleo, prendeva la rete di frequente, cioè comunque sembra volersi affidare più al suo gioco a rimbalzo che al gioco di volo. Sì, secondo me poi non è solamente una componente tecnica,
Federer è talmente completo che sa fare tutto, sa attaccare, sa giocare serve and volley, gioca benissimo la volée. Non so, è più un'attitudine psicologica, è un tipo di concentrazione diversa. Il gioco d'attacco puro ha un tipo di concentrazione, un tipo di adrenalina diversa. Cioè i Rafter, gli Edberg, pensi, reagisci in un altro modo. Lui secondo me ha il suo ritmo, si è abituato a giocare così, giocatore offensivo ma non troppo, e fa fatica a sradicare questo suo gioco, che poi fra l'altro tu dici, dirai, dagli torto, ha vinto, no, infatti, tutto, dico, cioè, ovvio che stiamo parlando di dettagli. E non è neanche così semplice come alcuni dicono, perché poi andare a giocare troppo all'attacco o in aggressivo sulla terra rossa contro un giocatore come Nadal, che gioca benissimo in difesa, cioè rischi di fare ancora peggio di quello che in realtà lui ha fatto. Perché poi quando attacchi e sei aggressivo devi farlo bene, perché prima di tutto vai a rischiare di più e quindi rischi di sbagliare di più, e poi se attacchi male vieni infilato. Non è così semplice come sembra, cioè giocare di pressione continua sulla terra rossa come un giocatore come Nadal non è facile. Questo non, secondo me, è che tu dici lui possa provare un po' di più, ma se non prova evidentemente perché non lo sente, o perché la palla di Nadal è talmente pesante e profonda che non gliene dà la possibilità. Poi bisogna anche essere lì, ce lo diceva quando abbiamo parlato anche con Volandri sulla palla di Nadal. Adesso io non ci ho mai giocato contro, ma riesco a immaginarlo, era un po' tipo la palla di Muster, secondo me ancora di più. Dice, ho palleggiato con lui a Roma, già dopo tre scambi nel palleggio e ho due metri dietro, mi sembra di avere un tram addosso. E Volante non ha una palla leggera, esatto. 5-0, qui passeggio mai Federer, dopo il cambio di campo potrà servire per chiudere anche il secondo set. Facciamo qualche istante di pausa. Okay. 5-0 Federer, secondo set. Okun 6-2, 1-0 il servizio su Staraci. La Birnero verrà 5-2, ha perso il servizio, adesso 5-4, ma serve la Boscoboiva nel secondo set. Kubot ha vinto il terzo set 6-4 contro Fliegen. Mirny 3-0 nel quarto set sotto 2-7-1. Stanno iniziando anche Safina e Beigelzimmer. Tursunov 6-2 su Kunitzin. E Inges sta un po' faticando con la Peng, è sotto 4-3. Queste due volè. Ma va. Ma un videogioco un videogioco, bravo. No, nei videogiochi sono più contratti. Sì. Guarda, tac, tac. Un cartone animato. La definizione giusta è cartone. Ti ricordi Jenny la tennista? Sì. Che volava? Sì. Con la pallina che stava in aria da un quarto d'ora e 20 minuti, nel frattempo pensavano tutta la loro vita. Tu ovviamente sei cresciuto guardando Jenny la tennista. Certo. No, scappa questo diritto. 40 pari.
lungo in questo diritto e concede un break Federer, si è distratto un po', aveva la possibilità di chiudere qua comodamente, sbagliato più del solito e concede un turno di battuta a Wang. Non è tanto il fatto di aver perso un game che gli dia fastidio quanto di aver perso il servizio, l'abbiamo visto dare un piccolo gesto di stizza. Era dal 94, non li capite. Era la partita juniores. Nuovamente cambio di racchetta. Palle nuove in effetti. Sbaglia la volée. No, Giuseppe ci ha mandato un'email ricordandoci che in base a una statistica che ha tenuto lui a Roland Garros, Jacopo è stato colui che ha dato il maggior numero di pronostici corretti, tu Andrea quello che ha dato il minor numero di pronostici corretti. Vedo queste cose però vanno provate, dette così. Allora chiede subito pronostici difficili: Goldstein contro Witten, Ginepri Bento e Gichel contro Christopher Fuss. Goldstein Witten, prendo Goldstein, idem. Ginepri Bento, prendo Bento. No, Ginepri. Ginepri non... Ma mai prendi Bento? Perché Ginepri non caccia più una palla da un po' di tempo a sta parte, detto in gergo tecnico. Bento invece. E Gichel contro Christopher Kuss. Prendo Gichel invece. No. Quindi siamo due diversi. Christopher Kuss, non Olivier. È uguale, Gichel è sempre Gichel. Ci ho litigato una volta con Gichel. Ah, per quello. In campo? Sì, in campo. Perché? Ma contestava tutto, non gli andava bene niente. Eh? 40-15. Starace sotto 3-0 nel secondo, due break. Partita che sta finendo via molto liscia per Oku. Moi ha vinto il primo set con Cagliari 7-5. L'hai detto con un tono di sorpresa. Sì, un po' mi sorprende perché Moi anche lui nelle ultime settimane aveva combinato poco e Cagliari invece era riduce da un buon periodo. Bella perché vuole. Comodo lo smash. Vantaggio. Sicuramente Tony Roche lo spinge un po' a cercare di fare quello che tu hai detto prima, cioè di essere più aggressivo, di accorciare un po' lo scambio. Probabilmente un'indicazione, normalmente quando provi a fare delle cose che non sono nel tuo DNA, non sono nel DNA del tuo gioco, cerchi di farle in un momento come questo, quando sei nettamente avanti o nei momenti meno importanti. Può darsi che sia anche una specie di allenamento. Sempre differente comunque fare le cose in partita e farle in allenamento. Sì, molto diverso. Il diritto di Federer, alto set point. Tra l'altro non ho visto, c'è Tony qua? Non l'abbiamo ancora visto.
inquadrato, non so, forse appare, non so, è a Dubai. Di solito negli slam è presente. Che regalo di Wang, finisce anche secondo 7-6-4-6-1. Federer tutto comodo, ha concesso un turno di battute per distrazione, subito strappa nuovamente il servizio a Wang. Non mi dire che cambia ancora la racchetta, si è giocato un game. Ah no, è quella di prima. Andiamo però sul campo Louis Armstrong, perché Martina Hingis è in difficoltà, è sotto 5-3 contro Shuai Peng, la giocatrice cinese, ed è 30-15, quindi ha due punti dal set la Peng, ed è 40-15, due set point. Peng, che ha sempre tenuto il proprio turno di battuta, è riuscito a fare un break, per il momento quello che fa la differenza alla Hingis. Insomma, una partita che doveva essere, se non proprio di routine, perché la Peng è una buona giocatrice, però una partita da controllare per la Hingis, diventa una partita più difficile. Cina contro Svizzera oggi. Sì. Stessa tattica di Federer, sì, per la Hingis. Attacco sulla risposta. 43. La razza no, intanto non ha chiuso la partita sul 5-3 servizio nel secondo set, adesso è avanti 5-4, la Voskoboeva dal 5-2 Birnerova, 7-5 secondo set, quindi vanno al terzo. E 40 pari da 40-15. Se ne va anche il secondo set point. Ace per il terzo set point. Che potenza. Parità. E palla break. Sul centrale intanto Wang ha chiesto l'intervento del medico, si sta facendo curare. Scelta tattica. Per togliere. Sì, potrebbe cambiare l'esito della partita. Per mandare in confusione Fede. Sì, è preoccupatissimo Fede di questa cosa. Sì, perché ha prenotato un tavolo al ristorante. Dice, se questo non si muove. È l'intervista con Mattia Stack in camera. Come siamo dissacratori. Parità.
Sì, in accelerazione. Biman ed ambo i lati, la Peng. Quarto set. No, non te che la cancelli quella mail, leggila. Ma quelle che ti vanno bene le leggi, quelle che non ti vanno bene le cancelli. C'è un millantatore che sostiene, ecco, che tu hai da quando lavoro per lo sport, che hai azzeccato il 68.3% dei pronostici, ecco. ma Marcos che lo dice, ma secondo me è poco credibile. È lungo il tentativo di pallonetto, se ne va anche il quarto set point. Saracce sotto 5-0, 6-2-5-0, alcuni servizi. Non c'è partita. Tie break fra Monfils e Russell nel quarto set. È bello da vedere. Potete farlo sul sito di Eurosport. Esatto. Seconda palla break per la Hingis. Come picchia questa ragazza. Parità. Vantaggio. Terza palla break. Ha vinto la Razzano 7-5-6-4 contro l'estone Maret Ani. Quindi la Razzano è al secondo turno, dove affronterà la vincente proprio di questa partita fra Hingis e Pei. Ha avuto 3 set point. La Peng non li ha sfruttati. 5 pari. 5-4 meglio. La Hingis riaggancia i turni di battuta. Sarà lei a servire dopo il cambio di campo. Sul centrale Federer 1-0, tenuto proprio turno di battuta. Wang è al servizio 15-30 e torneremo sul campo centrale fra un attimo. Facciamo una piccola pausa prima. E ne ha un'altra. Sluiter 2-7-0, 6-4-6-4 a Udesnik. 5-0 la Safina sulla Beigel-Zimmer. Mirny 4-3 nel quarto contro Moody. 6-4 Sanchez-Lorenzo, 1-0 lì. Jackson 6-2-2 pari con la Pironkova. 7-5-4-3 la Fedak sulla Pucek. Ligen 3-1 nel quarto set, ma è sotto 2-7-1 con Kubot. 1 pari Birnerova e Voskoboeva. 1 set pari la Bammer con la Deschè, vinto il secondo 6-3, sono 1 pari nel terzo.
Sempre più forte. Oh, oh, che bellezza, beh, che gran punto. Ha giocato un rovescio in back che voleva essere difensivo, è diventato un rovescio in back piazzato alla perfezione. È rimasto bassissimo. Ha preso grande velocità, è rimasto basso. Contropiede, parità. Due match point per Monfils con Russell. Ha vinto Monfils 6-2-3-6, 7-5-7-6. Al secondo turno affronterà il vincente del match fra Mirny e Moody, che stanno giocando. No, largo. Alta palla break per Federer. E la Peng ha vinto il primo set con la Inglis 6-4, l'ha strappato il servizio. Wang ha una percentuale migliore nella conversione di palle break, lo sapevi Antonio? Una su una? 100%, mentre Federer percentuale molto più bassa, però 6-4-6-1-1-0 Federer. Come dire che a volte i numeri non raccontano tutta la verità. No. 2-0. Starace 6-2-6-0 sotto Konoku. Secondo me è uno svantaggio in generale per Federer giocare il primo turno di mercoledì, e non capisco come a testa di serie numero uno del tabellone sia stato costretto a giocare il primo turno di mercoledì. In generale hai due giorni in meno di riposo alla lunga di quello di un giocatore che ha giocato il primo turno lunedì. E andando avanti, insomma, può fare la differenza. Può fare la differenza. 3-0. Facciamo qua in cabina. La Federer che giocherà contro la vincente di Safina Beigel-Zimmer. Con la Safina che è avanti 5-0, forse già anche 6-0. No, Safina è 5-1. Nuovamente all'attacco Federer sulla risposta. Bello. Hai fatto il gesto. Fammi rivedere un po'. 15 fa.
doppio fallo. Staracci ha interrotto la serie consecutiva di game per Okun perché ha tenuto il servizio in apertura di terzo set. Sì, non abbiamo parlato tanto degli italiani ancora. Direi vero, non ci sono stati motivi di grande entusiasmo. Oggi abbiamo detto, è la verità, ha vinto oggi da Sant'Angelo, 7-6-6-2 sulla Raymond, ha perso però la Vinci contro la Shaughnessy. Adesso c'è in campo Starace, al momento questi sono gli italiani che hanno giocato, che stanno giocando oggi. Ha perso Volandri. Ha perso Volandri, ha vinto la Schiavone nel derby contro la Oprandi. Ha perso Bracciali. Ha perso Sanguinetti. Manca Seppi, deve giocare contro Gaudio. Gioca oggi. Manca Alessio Di Mauro che gioca oggi contro Meltzer. 4-0 intanto Fede. In tabellone maschile abbiamo solamente due italiani ancora. No, tre se consideriamo che Staracci ancora in campo. Fatto sorprendere, Federer è rimasto lontano dalla palla. Ha perso un po' la distanza. E viene infilato dal passante di Wang. Disturbato un po' dall'effetto del della difesa di Wang. E i 70-15. Non se l'è sentita Wang di chiedere la verifica. Ha detto, secondo me ci ha pensato, ha detto no dai, posso fare questa figura. 4-6-1-4-0 e chiedo anche, e la, chiedo verifica. Anche la verifica. Come gioca quest'uomo a tennis? Facciamo qualche istante di pausa e torniamo subito. Wang a servizio per rimanere in partita, o meglio per allungarla, perché per rimanerci, perché rimanere non so quanto potrà fare. 0-15 con un doppio fallo. Inghis 2-0 nel secondo set sulla pelle. Pesantino questo diritto, 0-30. Tonio, Federer è in forma, cosa dici? Può vincere il torneo? Gli diamo fiducia. Pallonetto? No. Quindici-30. Safina ha vinto il primo set 6-2 con la Baikelzin. Safina. Si dice Safina o Safina? Safina? Non ho la certezza. Figlin ha vinto il quarto set su Kubot, 6-1, quindi sono al quinto. Bello. Altro numero di Federer.
Ne ha preso un punto al volo Wang. Passante in controbalzo, chiude la partita Federer 6-4, 6-1, 6-0, passeggiata davvero, un poco più che un allenamento per lui. Federer che adesso al secondo turno troverà il vincente del match fra Heyman e Ruseschi. Qui vabbè, si cambia decisamente il registro, anche se sia Heyman che Ruseschi sono nella parte finale della loro carriera, non stanno certo giocando il loro miglior tennis, hanno avuto un po' di acciacchi fisici, però insomma è sempre una bella partita, è già un'altra partita, un altro livello, con anche varianti tecniche interessanti, due giocatori d'attacco, quindi dovremmo vedere Federer sicuramente messo un po' più alla prova. Giro di campi, allora Peng sotto 2-1 nel secondo, Hingis avanti di un break, 7-5, 5-4, Moya su Cagliari senza break, hanno iniziato adesso Mayu e Schüttler, Tursunov 6-2, 4-3, senza break nel secondo su Kunzin, Sloiter 6-4, 6-4, 2-1 in servizio su Odesny, 5-2 Safina su Bagazin. Tie break del quarto set fra Mirny e Moody, la Jackson ha battuto la Pironkova 6-2, 6-2, e noi vi facciamo vedere qualche match point.